Siamo sempre all'interno di questa puntata speciale, tutta dedicata al dietro le quinte del Festival della Fisarmonica Leo Ceroni, ed andiamo a conoscere un amico del Festival della Fisarmonica e dell'associazione Asso di Cuori, l'azienda agrituristica La Querciola di Riolo Terme. Sì, noi siamo nelle prime colline di Riolo Terme, fra Castel Bolognese e Riolo Terme appunto, dove facciamo attualmente ristorazione e speriamo entro breve di avere a disposizione anche 4 camere, tutte con aria condizionata, telefono, internet, momenti mi scordavo perché tutti ma è un comfort. Mondo, tutti i comfort, capito, che comunque oggi credo che siano necessari, capito, per soddisfare le esigenze dei clienti, insomma, via. Quindi per gustare ottimi prodotti tipici del territorio e riposare su queste splendide colline. Questo fuori dubbio, siamo collocati in una posizione tranquilla, praticamente siamo sulla cresta, diciamo, no, delle prime colline romagnole, dove da una parte abbiamo a disposizione un panorama non indifferente, cioè si apre tutta sostanzialmente una terrazza la nostra, questo mi pare di poterlo dire in maniera molto tranquilla, una terrazza sulla quale si apre tutta la pianura Revennate e nei casi più fortunati la mattina riusciamo anche a vedere il mare, per cui capito, direi che sotto questo punto di vista, peraltro dalla parte, diciamo, dietro l'abitazione abbiamo comunque a disposizione tutte le colline che spaziano da Monte Battaglia, Monte Mauro, fino a intravedere nei casi, diciamo, di orizzonti perfetti anche la punta del Cimone, specialmente al momento che risulta innevata si vede questa guglia bianca. Quindi, al che, capito, panorami da sogno. È un qualcosa in più, certo, insomma. Certo. Ecco, che cosa possono gustare i vostri ospiti? Dunque, i nostri ospiti, prima di tutto, noi vertiamo su una cucina prettamente romagnola, abbiamo a disposizione degli ospiti un menù abbastanza ristretto, credo sia, debba essere comunque caratteristica dell'agriturismo, certo, in sé, per cui tipico della stagionalità, sicuramente. Minestre fatte in casa, questo ci tengo a dirlo perché altrimenti mia moglie quando vado a casa mi crea poco spazio, per cui carni strettamente, capito, prodotti in zona. Abbiamo un esempio. E qui sì, abbiamo un piccolo esempio, un po' di marmellate prodotte chiaramente in casa, e che andiamo dalle prugne, dalle pesche, e non so se sia presente la marmellata di cipolla, che sembra una cosa strana, ma non ce n'è per nessuno sostanzialmente. Subito si è provato, poi effettivamente abbiamo verificato con i formaggi, capito? E abbiamo verificato che, insomma, la clientela la gradisce particolarmente, apprezza molto. Per quanto riguarda i vini, abbiamo Albana, Trebbiano e Sangiovese, vini sfusi, e in bottiglia andiamo con questo Trebbiano nostro, chiaramente frizzante, che è molto molto gradito. Bene, grazie mille. Grazie a voi. E a questo punto, amici della Matrioska, non ci resta che andare a conoscere i protagonisti, i vincitori di questo terzo Festival della Fisarmonica Premio Leo Ceroni. Il vincitore della categoria classica è Sara Grassetti. Sara, dove vai? Sara, qua, ricevi. Ecco, sei emozionata? Sì, tanto, tanto. Tanto, più di prima. Sì, più di prima, quando, più adesso che quando suonavi. Sì. Thank you.
alla categoria folk. Con 170 punti ha eseguito Sabotage Antonino De Luca. Classificato categoria varieté ha eseguito Medi Jazz Mario Damario. Del Festival della Fisarmonica Leo Ceroni si è concluso, è stato un successo straordinario. Mauro Zani, presidente dell'Associazione di Cuori, sì, le emozioni a caldo. È stato bellissimo, la gente è entusiasta, questo è quello che ci aspettavamo, e una bella terza edizione che non ha fatto altro che rispondere alle aspettative della gente. La prima e la seconda già erano state veramente molto belle. Si deve sempre crescere e questo credo che veramente la gente abbia fatto capire che è successo anche in questa terza edizione. Il livello qualitativo degli artisti e anche le emozioni crescono davvero tanto nel corso degli anni. Sì, molto bravi i ragazzi, molto bravi i maestri, molto bravi tutti i direttori d'orchestra che hanno fatto gli arrangiamenti. Anche chi lavora dietro le scene, che non si vede mai, però ci mette davvero tanto tempo. I grandi successi sono sempre fatti dall'insieme delle persone, non è mai una persona unica che fa il successo, almeno questo noi l'abbiamo sempre pensato e lo crediamo veramente. Bene, grazie Mauro, grazie per, grazie a voi. Per questo bellissimo festival, speriamo di rivederci qui per una quarta edizione e per tante altre ancora. Il futuro è il destino, non lo sappiamo, ma certamente noi ci saranno persone che lavoreranno per fare questo. Grazie per le emozioni che ci avete permesso di vivere con questa manifestazione. Noi vi abbiamo regalato una puntata speciale, un dietro le quinte, un backstage che non avevamo ancora mai avuto modo di proporvi. Speriamo sia stata di vostro gradimento, abbiamo capito insieme come si organizza un festival di questa importanza. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con un comune che ci ha già visto ospiti, Grissana Morandi, ma ci torniamo davvero molto volentieri per farvelo conoscere sotto un altro aspetto. E vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.lamatriosca.it e la web tv dove ci trovate sempre, potete vedere tutte le puntate che magari vi siete persi dell'ottava e della nona edizione. Ci vediamo alla prossima puntata.